Ok ragazzi, siamo pronti con il King of Subs, siamo qui su Air Angel. Possiamo levare pure la musica in questo caso. Perfetto ragazzi, siamo qui. Questa è la mappa Air Angel. Allora, vediamo a breve come sarà il tragitto dell'aereo. Non è più visibile all'inizio della mappa, nel pre-lobby. Vedremo come sarà e come si distribuiranno i team. Se ci saranno dei fight iniziali, subito dei primi combattimenti, se ci saranno dei caduti all'inizio. Una delle strategie preferite per quando si gioca in solo è quella di appropriarsi di un mezzo come una Dacia o un UAZ. Acquisire loot in una zona lontana dal tragitto dell'aereo e poi buttarsi al centro della mappa in un compound per camperare fino alla zona finale, cercando di acquisire kill su chi cerca di prendere la vostra posizione o va in giro. Questa è una delle strategie che si potrebbero adottare per arrivare più in là nel match. Un'altra strategia è questa: combattere, ottenere tante kill e sperare di fare più punti di chi arriva primo. Molto più difficile. Vediamo un pochino cosa faranno i vari team. 20 secondi allo start. Vediamo su quale cavallo volete puntare. Tutti i player si dividono a nord e sud, l'aereo passa esattamente da ovest verso est. I player cominciano a dividersi, c'è chi va verso nord, chi va verso sud e pochi player che prendono i compound centrali. Qui tra poco potrebbe già esserci uno scontro. Picchiolino prende subito la zona vicino Gatka, Calico si sposta a nord e in questo caso Chryzon e Chief cadono nello stesso punto. Già qui stanno per accadere dei fight. Spostiamoci qua nella visuale su Maxed Ball, che è circondato, in questo caso si trova vicino a Streeter, Vanniman e King Games, che decide di andare via. Qua potrebbe già partire un incredibile fight. Vediamo subito. Nel frattempo pure qui abbiamo Chef e Chryzon che si trovano nello stesso punto. Vediamo la situazione. Armato già di un UP, in questo caso Chief. Scusate per i bug grafici, non ci si può fare niente, sono problemi di PUBG. Nel frattempo stanno equipaggiando, riesce a trovare un elmetto, ma andiamo a vedere in questo caso cosa sta accadendo. Già dei colpi vengono sparati, subito la kill avviene, si è buggato il gioco e mi ha cambiato visuale su un'altra persona per via della kill. Chief prende il primo sangue, Patacchini stesso modo con una K, ma spostiamo la visuale, andiamo a vedere cosa succede nelle altre zone della mappa. I team sembrano ben distribuiti. Jinda si muove subito con un mezzo verso nord. Vediamo la situazione, qua abbiamo dei player disconnessi che stanno cadendo. Nel frattempo la zona di Milta sembra essere contestata da più player, sembra essere una delle zone principali, perché vediamo che una zona centrale come Pucinchi non è stata presa in considerazione da nessun player, ma solo da Bamboleiro, che ha messo paura agli altri player come Don Prado, CPT Burga e Andra Sara, che si sono distribuiti a nord di Pucinchi. Andiamo a vedere la situazione. Nel frattempo Jinda e Oslam si stanno muovendo, in questo caso in macchina verso Severni. Oslam decide di cambiare strada qui. Andiamo a vedere invece la situazione della mappa. Qua un altro fight che ci siamo persi, di Forsalt in padella, che in questo caso ha già preso una kill. Andiamo nel frattempo qui Maxed Ball con una bellissima doppia che non siamo riusciti a vedere. Succedono troppe cose sulla mappa, è un casino enorme da seguire ragazzi. Nel frattempo qui un altro fight che ci perdiamo, che è quello di Giale 46, che uccide Patacchini, il mio mod piccolo bambino, muore così Patacchini. Cosa mi hai combinato? Un player si sta avvicinando verso lui, armato solamente della revolver. Vediamo cosa entrerà di fare. Vede già, vede Giazzo, arriva con la revolver, pianta un colpo, missa il secondo, pianta il terzo e via, subito kill in questo caso su Giazzo di G by Jinda. Ottima kill in questo caso di revolver. Nel frattempo ragazzi, guardate qui, Fide e Duffy sono vicinissimi, si sono appena scambiati proiettili su proiettili. Fide e Duffy tutti e due erano molto one shot. Vediamo cosa succede qui. Duffy contro Fide, questa visuale su Fide. Fide, vediamo
com'è armato, con un M4 contro una K, feed contro Doofy. Doofy ha sentito una porta aprirsi, dice anche lui di aprire una porta e di chiudersi sopra la casa impusciabile. Vediamo qui, sa dove si trova Feed. Siamo alle sole su Feed che ancora non l'ha visto. Forse l'ha visto ora che si sta affacciando. Doofy lo sente, ecco qua, arriva lo shot. Un colpo si connette. Doofy contro Feed, Doofy esce fuori, va in salto. E Feed prende la kill con questa M4. La M4, ricordiamo, è una delle armi più forti attualmente del gioco. Da prendere per terra, raggio di fuoco, controllo del rinculo. Più accessori si mette, più diventa forte. Attualmente la M4, le armi, tra le armi automatiche che si possono raccogliere da per terra, tralasciando i loot box, è una sicuramente delle più forti. Ottima kill qua che gli permette di appropriarsi di molte risorse. Due kit medici per lui, full livello 2 con uno zaino al 3. 3 energy, un painkiller e 5 band. Un ottimo setup qua. Qui troviamo un AVM con 8 per compensedro, ghillie, suite e adrenalina. Questo è, signori e signori, il loot degli dei. Questo è qualcosa di eccezionale, ragazzi. Questo, chi prenderà questo loot avrà un vantaggio tattico. E ovviamente anche come bocca di fuoco sugli avversari. Ci mettiamo la visuale su Frenzy che sta correndo in questo modo. Zaffen lo vede ma decide di non sparare. Raven si mette all'interno di colpo. Ecco lo spray di AK. Lo hitta una volta. Arrivano gli altri due colpi. No, decide di cambiare arma. Prende un M16. Un altro colpo si connette su Frenzy. E la kill non arriva. Frenzy riesce a fuggire. Ottimo lavoro da parte sua. Si sta spostando ora da questa parte. Si trova Gian molto vicino a lui. Vediamo cosa farà. Gian stava già fai danno. In questo caso gli passa vicino. Fa finta di niente. Fa finta di non sparare. Sta cercando chi è. Pocioloco, Pocioloco, arrivano i colpi su Gianfo, non riesce a connettere nemmeno uno con questo spray di M4. Vediamo ora Gianfo che si sta spostando in mezzo alla boscaglia, lo ha alla sua destra. Pocioloco, Pocioloco contro Gianfo, Gianfo ha sentito gli spari, Pocioloco si è appena spostato. Vediamo qui la situazione, riportiamo la visuale su Pocioloco che si sta curando nel mentre. Situazione abbastanza critica qua per Pocioloco, non è una bella situazione trovarsi nell'acqua di Venezia, perché sfortunatamente rallenta i movimenti e non ti dà la possibilità di crouchare. Ci sono poche protezioni, risposta alla visuale su Gianfo che forse ha spottato l'avversario. Vediamo se Gianfo ci è riuscito. No, non c'è riuscito. Allora perfetto, ci spostiamo. Gialle contro Riser. Gialle con questo AK e one tap cerca di andare su Riser che lo riesce a ferire. Spostiamo la visuale in questo caso su Riser che si sta curando a forza di bende dietro questo albero. La situazione è abbastanza critica. Arriva pure un colpo di cecchino. Attenzione. Alien Aids nel frattempo sente gli spari. Vuole andare a prendere risorse. Vuole andare ad ottenere loot per portarsi avanti nella gara. LOL Gamer e Medley sono vicinissimi. Guardate come cercano l'angolo. Eccolo qua. Arrivano gli shot di Medley. Connette solo due colpi. Sono spray. LOL Gamer è feritissimo. Si deve curare. Vediamo cosa farà. Ha solo Bende. Non ha kit. Nel frattempo arrivano i colpi. Piccio! Con una kill incredibile. Uccide Blue Road investendolo. Ci siamo persi questa bellissima azione. Peccato. Ecco che arrivano gli shot qui da parte di Medley. Che cerca questo messaggio contro per. Ottimo il setup qui di Medley. Secondo me è un setup abbastanza bilanciato. A K per gli scontri ravvicinati. Media e lunga distanza. Una messaggio con 4 per. Ottimo, ottimo qui. A K contro M4. L'ha visto. Vediamo Azul cosa farà. L'ha sentito? Sta cercando di controllare. Sa che Gianfo è uscito. Decide di andare verso garage. Attenzione, ragazzi. Questo sarà un bello scontro. Eccolo qua! Arriva gli shot! Vince Azui! La K contro M4 da questa distanza. Basta lendare gli shot precisamente. Si ottiene la kill. Ottima kill qui di Azui che ha anche fatto un bel bamboozling. Ha giocato. In questo caso Gianfo. E Gianfo ci saluta. In bocca al lupo per il prossimo game, amico. Attenzione, spostiamoci sulla visuale. Come cazzo funziona questa visuale, spettatore? È orribile. È orribile questa visuale, spettatore. Vediamo, Axel non si è accorto di niente. Arriva il silenziatore. Arrivano gli altri shot. Di Poppy decide di mettere il red dot sul mini. Arriva la kill su Axel, che non si è accorto di niente. Axel, mi dispiace per te. Sarai più fortunato al prossimo game, amico. Forse al team Padella si sta muovendo. Forse ha visto un player. No, non si è accorto di niente. Si sta muovendo tranquillamente. Pop the Pog, invece, in tutto questo sta ancora lootando. Ora si accorge della situazione. Lo vede sdraiato, forse. No, non lo vede perché è sdraiato dietro il buggy. Ottima posizione qui di Pop. Ottima scelta di sdraiarsi. Non si fa vedere. Forse al team Padella ancora controlla perché pensa ci possa essere qualcuno. Va benissimo a controllare, non riesce a vedere nessuno. Si vede nell'erba però, forzalti. Cosa mi combini? Continua a controllare però, bravo, mi piace. Non ti fidi stesso, lo vede. Eccolo qua, arrivano gli shot, secondo, primo shot connesso. Secondo shot, terzo shot, manca solo un colpo. Ed ecco il colpo! Ed è il momento di lootare, forzalti. Vatti a prendere queste M4 e queste ottiche. Vai, amico. Poi Blackbeard si è spostato. Attenzione, un altro fight qui. Barracuda
Barracuda che viene flankato da un prato. Guardate come gli arriva vicissimo. Ma è subito, arriva lo shot da dietro. Velocissimo. Loot gratis per te. Ma attenzione perché non è finita. Guardate qui, Never a Joy. Vicinissimo a Don Prato, è in safe, lo vuole prendere, arriva un colpo in questo caso da parte di Spazio Uomo Mucca che si trova vicinissimo a Never a Joy. Spazio Uomo Mucca cerca di lendare altri shot con questo SKS, ma Never a Joy è nascosto nell'erba. Elvis arriva con ogni shot su Azu, il red dot sulla capa, molto difficile, i proiettili 762 sono molto più lenti, ecco qua che arriva ogni shot, ma headshot incredibile qui da parte di Azu, il pianta questo headshot senza prendere nemmeno un danno, free loot per lui, può prendersi anche la safe, attenzione feed, sta flankando Spazio Uomo Mucca, potrebbe arrivare la kill ragazzi, potrebbe prendersi altro loot come se non ne avesse già abbastanza, full tier 3, M4, M16-4 per silenziato, eccolo qui si trova dietro proprio Spazio Uomo Mucca che non si è accorto di lui, ecco arriva il fight. Spazio Mucca non riesce a prendere in mano il suo fucile d'assalto e arriva subito la kill. Attenzione, forza alt in padella e Niveros sono molto vicini, arrivano dei colpi, ma subito feed pianta altri colpi su Niveros che è one shot, non si è accorto che ci sta pure Niveros che cerca di uccidere, Niveros è weak, la zona però è molto lenta, vediamo se feed riuscirà a connettere questi colpi, è importante questa kill su qua, forza alt in padella, ma arriva Niveros da dietro, Niveros è completo capo aperto, arriva feed, shot di M4 silenziato, one shot, prende la kill, 1v1, feed contro Azuil. Feed contro Azuil, ragazzi. Loot scende proprio in mezzo. Potrebbe essere usato, tra l'altro, come protezione. Un M4 e un car per lui. Attenzione, alziamoci per vedere la situazione, ragazzi. Entrambi agli estremi della zona. Vediamo cosa succederà qui. Stanno girando entrambi in senso antiorario. Se facessero così non si troverebbero mai. E Feed decide di prendere la zona con le depressioni. Attenzione, arriva il primo colpo di Feed con questo car. Sta cercando l'headshot, ma un Elmal 3 che può fargli tankare uno shot di cara. Ecco gli arrivano gli shot di Feed. Ottimi shot qui da parte di Feed che va in prefire. Come cerca di sporgersi Azuil. Non gli vuole dare tempo di sporgersi. La zona però è favorevole ad Azuil. Azuil, ragazzi, è solo l'Elmal 1. Ogni headshot fa tantissimo danno qui. Mentre invece Feed può tankarsi un colpo di car. Ecco altri colpi che arrivano. Tenta ora con l'M4, col 4 per. Arrivano due shot su Feed che si connettono e gli distruggono la vesta al 3. In questo caso Azuil ha il vantaggio. Deve utilizzare le smoke. È l'unico modo per uscirne da qui. Attenzione, bellissima giocata qui di Azuil che cerca di prendere subito la zona safe. E arriva sul petto la kill di Azuil. Ottima giocata qui da parte di Azuil. Attenzione ragazzi, mi occupo di fare gli screen. E si parte subito. Quindi, scusatemi, fatemi fare gli screen. E si parte. Bene, ragazzi. Questa è la situazione. Questa è la mappa. E ora siamo pronti a vedere quello che sta accadendo. Andiamo a vedere la situazione di spostare la visuale su Vanniman, che ha molti player vicino a sé. Eccolo qua, ne vede uno. Sa che si è fermato sotto di lui. Vediamo la giocata. Giocata molto bassa. Attenzione, scontro Vanniman su Alex. Bellissima giocata qui. Bellissima giocata da parte sua, che lo prende di sorpresa. Ma vediamo su Simbo e Pillo, che non parlo della sua posizione. MZ1 2 per, peccato per le ottiche. Sta combattendo con Telepips, che è one shot secondo il suo headshot. Vediamo cosa succederà. Forza alti in padella, scusatemi. Forza alti in padella con lui sta combattendo, che riesce a connettere solo uno shot su Limbo Pillo, mentre lui ne riceve due. Si sta curando dietro la dash, dovrebbe bucare le ruote per evitare di essere colpito. Mette un 8 per su questo M4. Vediamo cosa farà. Salta in padella, sta ancora cercando di lendare shot, non lo riesce a vedere, la macchina sta per esplodere. Arriva il primo headshot, è costretto a ritrittarsi. Questo è il momento per te, forza alti in padella. Devi prendere una posizione migliore. Nel frattempo L Pips è andato qui a lootare. Ha cercato di lootare il loot box, ma non ha vita. Attenzione, rischiosissimo da parte sua. Nel frattempo Patakin e tutti gli altri si trovano fuori safe. La zona comincia a fare molto male. Qui attenzione, altri scontri in capo aperto sul campo di grano di Pochinki. Come potete vedere la situazione è critica. CPT, Bird Guy, Axel e Slim sono tutti vicinissimi. Nessuno si accorge di safe. Bird Guy ha visto Axel correre via, ma viene colpito dietro da Slim, che ha tiro libero con questo AK su di lui. Vediamo, lo sta cercando. Sa che si è nascosto dietro qualche albero. Nel frattempo spostiamoci su Axel, che si sta dando via. Sa che ci sono dei player intorno a lui. Streeter forse hanno dato qualcosa. No, continua a controllare dietro nella zona blu se c'è qualcuno che si avvicina. Attenzione, ritorna Axel, potrebbe avere campo libero se guardasse 180 gradi
a destra, a sinistra, come lo volete dire. Nel frattempo Slimbo e Pillo sta ancora combattendo con Forzante Padella, che riesce a scappare via. Forzante Padella si trova chiuso tra tantissimi player. Qua tetto un altro headshot, ottimo questo headshot, secondo headshot, incredibile qui kill da parte sua. Ma King of Foe l'ha sentito, lo sta cercando, non ha nessun mirino in questo caso King of Foe. Andiamo a vedere come sarà la situazione. Nel frattempo qui è partito lo scontro, Giacca si trova davanti a Strider, mentre Axel che fa un fuoco incrociato su Giacca, che è costretto a curarsi di nuovo. Strider pusha Giacca, CPT Bird Guy si trova dietro a tutti in questo momento, ho posto la visuale su Strider che più o meno si trova, arriva l'headshot su Giacca che era chiuso tra due player. CPT Bird Guy si trova dietro ad Axel, vediamo cosa succederà. Ma picchiolino, vediamo che sta cercando di andare in shot con questo VSS silenziato su Monster NXG, che però non sembra essersi reso conto di dove si trova picchiolino, forse dovuto al fatto che del silenziatore un colpo si connette, è molto difficile sparare con questa arma. Spara Smartis, attenzione, vediamo gli shot che cercano di continuare a connettersi. Questo fight lo vince con Slim, è incredibile qua, loot gratis per lui. Picchiolino invece continua a cercare di landare shot su Monster NXG, che continua a scappare davanti all'M4, vuole tentare una full sprayata ora. Monster NXG è ferito, lo ha alla sua destra, ecco qua che arriva la sprayata, sprayata piena da parte di Picchiolino, che può prendersi del loot gratuito. Ok, vediamo King of Foe che sta cercando di il colpo in testa, headshot, aveva solo l'elmo a luna, ingenti danni per lui, ottima giocata qui di King of Foe, che decide di guardarsi dietro invece di cercare il fight con Forzalti in padella, che prende la posizione di prima. Attenzione, le pips incompleto, ben Forzalti in padella lo vede, vediamo cosa farà, si alza con questa capa silenziato, basta uno shot. Duff Enjoy, ora potrebbe essere il suo momento per vedere Forzalti in padella che sta entrando in safe, vediamo cosa farà Forzalti in padella, decide ancora di strusciare, ottima giocata qui da parte sua, super tattico questo ragazzo, potrebbe portarsi addirittura a casa lui il round, nessuno sa dove si trova. Mi piace molto come stanno giocando Zaffen e Forzalti in padella, uno stile di gioco molto simile. Forzalti in padella decide di andare in pre-aim con questa K silenziato, una scelta particolare perché potrebbe metterlo sull'M4, che è un rinculo. Ovviamente arriva il fight, Pop the Pog contro il shot, il salto! Se non avesse saltato i colpi sarebbero entrati e avrebbe vinto lui. Attenzione, ma arriva il colpo di Forzalti in padella, 1v1 ora! Zaffen non ha sparato un colpo, nessuno sa dove si trovi. Forzalti padella scatta fuori, vede se vede qualche player all'interno dell'area, prende subito una protezione, sta cercando Zaffen che è sdraiato e ha una depressione davanti a lui, è quasi invisibile. Se levasse lo zaino in questo caso sarebbe invisibile agli occhi di Forzalti padella, che ancora controlla se c'è qualcuno dietro il trattore venendo da Barça, avendo sentito gli spari venire da lì. Ecco qui, situazione 1v1 ragazzi, 1v1 situation. Guardate la situazione com'è, guardate in questo caso come sono predisposti i player. Zaffen Joy che sta strisciando qui, forse ha visto il player, ha questa piccola dosso che lo protegge, vediamo se Forzalti ha capito più o meno dove si trova. Eccolo qua, arrivano i colpi su Zaffen, di Zaffen su Forzalti in padella, ottima giocata, ma complimenti anche a Forzalti in padella per essersi aggiudicato 7 kill, spazio uomo mucca ben 8 ragazzi, top fragger. Un applauso e un ringraziamento al lavoro che stanno facendo i moderatori e i collaboratori per aiutarmi con la realizzazione di questo torneo. Che senza di loro tutto questo sarebbe impossibile, secondo me. Non secondo me, sarebbe impossibile. Complimenti a tutti per il primo e il secondo game, a Azwil e Zaffen per la vittoria. Amore, tocca il terzo game. Una sorpresa. Vi avrei detto che non l'avrei fatto, ma mentivo. Miramar, terza mappa. Vediamo. Ok, perfetto, eccoci qua su Miramar. Questa è la mappa. Io ho messo la visuale ora su Peccato per far caricare. Vedete tutti i player che si stanno droppando. Abbiamo ben due giocatori con la bandita, che sono Tia e Ark. Quindi potrebbe esserci un primo fight qui. Nel frattempo subito qui abbiamo Chief, che si è buttato a campo militare da solo, mentre Azul ha subito trovato un mezzo. Ottimo gioco da qui da parte sua e si può portare a lootare da qualche altra parte. Nel frattempo molti giocatori da Siena del Patron, verso Siena del Patron, che si spostano verso San Martin. Peccato contestato da tantissimi player. E qua vediamo subito lo scontro a fuoco. Arriva subito la kill di Crisu Nosune, che prende subito la prima kill su Calico, che lui atterra subito su un'arma. Sirius Max prende la seconda dentro stadio, giocate molto aggressive qui. Riser si trova a casino. Sisto invece lo vediamo all'interno della zona di uffici. E Ita Spurghi si trova invece a motel, non riesce a fare niente, sempre a metà vita, non riesce a tare nemmeno l'elmo. King of Foe decide di spostarsi in questo caso per avere un linea di tiro migliore. Ecco qua, partono i primi shot, non riescono a connettersi, uno si connette, Max Ball e one shot, deve provare uno shot su di lui ora. Eccolo qui, forse lo riesce a bere,
Ita con un colpo, Max vuole one shot, ma entra in first aid poco prima, riesce a fuggire. Low HP ha sia la vest che l'elmo distrutti. Max Headball molto a rischio con questo ingaggio che ha cercato di fare. Nel tempo torniamo a noi, guardate qui i player come sono staccati. Partiamo su Dio, mi sta fightando contro Azul che non l'ha visto, ma Azul con dei colpi con questa K silenziato ed è free loot per lui che viene hitato solo una volta. Bravissimo qui. Siamo c'è l'Epips, ha finito di lootare, ora ha solo un first aid per lui. Questo è molto grave, perché non ha abbastanza loot per poter sopravvivere. Qua un bello scontro da parte di Tia con spazio uomo mucca, e lo vince Tia arrivando addirittura da dietro. Arriva Sirius Max su Riser, ottima spiegata qui da parte di Sirius Max che chiude i giochi per Riser. Ma vediamo Italsburghi che ha visto Sirius Max, forse no, non l'ha visto, invece si sta aspettando che va a lootare. Ottimo qui, ottimo, molto bello qui quello che sta facendo Sirius Max, non si accorge di niente. Attenzione, arriva la granata. Ottimo qui da parte sua. Vediamo cosa succederà a Sirius Max. Attenzione, si è accorto forse che gli è arrivata una granata. Si sposta, non sa dove si trova Italsburghi. Vediamo Italsburghi cosa farà. Decide di rimanere dietro, di boostarsi. Prova a sporgersi per cercare di spottarlo. Lo vede. Forse Sirius Max lo vede anche lui. Qui è un M4 contro una K da questa distanza. A meno che non sei God, riesce a lendare due headshot. L'M4 alla superiorità. Attenzione, attualmente sta arrivando Vanni, ma non da retro. M16 silenziato e Azuil ci saluta, il vincitore del primo round. Do Prato contro Vanniman qui, Vanniman lo vede. Do Prato cerca di hitare con questo SKS con 2 per, molto difficile qui. Vanniman sa dove si trova, eccolo qui. M16 con 4 per, secondo tutto 2 shot, è molto weak. Cerca l'headshot ed eccolo che arriva l'headshot, chiamato. Vanniman ha ben 2 loot da prendere. Visuale su Barracuda che sta driftando con questa moto, cercando di entrare all'interno della safe. Nel frattempo vediamo Sirius Max ancora fuori safe, che sta cercando di entrare. Ma spostiamo la visuale su Fideo che ha visto Patacchini con questo 2 per. Cerca di lentare dei shot Patacchini, deve schivare i colpi. Spostiamo la visuale sul Patacchini nazionale, vediamo cosa fa. Deve schivare questi colpi, movimento destra-sinistra. Pare Ronaldo, il fenomeno, guardatelo. Doppio passo, destra-sinistra, destra-sinistra, destra-sinistra. Si conduce il primo colpo sul sedere. Niente di... niente, nessun problema. E ora via con le cure, direttamente bend per lui. Sa che non ha problemi, i colpi erano lontani. Nel frattempo Barracuda ci ha salutato. La prossima zona, ragazzi, farà malissimo. Guardate come tutti i player si stanno predisponendo sul board invece che al centro, perché è questo. Di shot su Ginda che è completo campo aperto, cerca di prendersi ora una roccia per proteggersi. Arriva l'headshot di Troccasecchi che si trova proprio sopra di lui. Troccasecchi decide di entrare in safe tranquillo e la strada è libera per Matkefanas, che può entrare tranquillamente mentre si tira il first, mentre si benda. In the fall spotta via a piedi, arrivano gli shot, 2 shot con essi, gli sparano, arrivano ben 3 colpi di garso di lui e 2 lo hittano uccidendolo. Addio King of Foe, è stato bello vederti giocare. Abbiamo un altro AVM in game, ragazzi, un altro AVM in game. Nel frattempo Tia da fuori safe, sta cercando di rendere shot, si deve curare, deve tirarsi il first aid. Tia sta rischiando troppo a fare questa giocata, doveva tirare il first aid fin da subito. Forse non riesce ad entrare. Tia, Tia devi correre per la tua vita. E Tia saluta con Castecchi, cerca di hittare i colpi su L che... attenzione, L sta schivando colpi su colpi. Troccasecchi va in single tap, vede anche Zaffa Enjoy, deve cercare di prendere le kill il prima possibile, non vuole pushare, ha molta paura. Zaffa Enjoy forse non lo vede. L Pips tira una granata, arriva lo scopo, prende la kill in questo caso Troccasecchi. Vediamo Zaffa Enjoy, Zaffa Enjoy arriva subito dietro come un avvoltoio, cerca di uccidere Troccasecchi, ha una bruttissima depressione, deve cambiare subito posizione prima che Troccasecchi ripicchi con l'M24 e possa andare un headshot. Troccasecchi non vede Zaffen, Troccasecchi non vede Zaffen. Never a Joy si trova all'interno, proprio al centro della zona, armato di questo suo mini colotto per Troccasecchi. Non l'ha notato. Attenzione, Troccasecchi non riesce a vedere Zaffa Enjoy, invece lo riesce a vedere. Guardate la serpe in questo caso. Wow, comincia ad arrivare i primi colpi. Zaffa Enjoy ita dei colpi mortali con headshot su Troccasecchi. One shot rimane, il suo M24 non riesce a hitare. Casco quasi distrutto. Zaffa Enjoy decide di pushare. Zaffa Enjoy che però riesce a contenere solo un colpo. Never a Joy, 1v1, sa dove si trova Troccasecchi. Ha sentito precedentemente i colpi, si è già girato Troccasecchi, sta cercando Never a Joy. Ha sentito pure lui i colpi, tutti e due player sanno più o meno dove sono. Ma il Troccasecchi è in svantaggio, deve entrare in safe. Eccolo qua, rimetto la visuale su Troccasecchi che è in una posizione di vantaggio. I colpi vanno da una parte all'altra, tutti e due si vedono. Never... Troccasecchi decide ancora di sparare, di sprayare. Never a Joy è boostato, recupera un pochino di HP, lo riesce ancora a vedere, vince Troccasecchi. Grandissimo Troccasecchi. Bene ragazzi, gli Hunger Games, i Power TV, i King of Subs si sono conclusi. Siamo arrivati alla fine. È arrivato il momento di decretare i vincitori
La top 3 è quello che è il più forte subscriber del canale, dell'edizione di gennaio dei King of Subs. Nel frattempo io ci tengo a congratularmi con tutti i partecipanti. Ringrazio i miei collaboratori e moderatori, ed è quello che dovreste fare anche voi, per quello che hanno creato, per quello che hanno fatto e per tutto il lavoro che stanno facendo per questo torneo. Ragazzi, è il momento di decretare vincitore. Qui abbiamo la busta per il COS. Chi sarà il vincitore? Cominciate a sparare i nomi del vincitore. E io sbusterò poi. Allora, partendo dal basso, siete pronti? Terzo posto. Abbiamo qui il vincitore del terzo posto. Feed Overwatch. Complimenti, si è aggiudicato la checkered shirt red. Messa in palio per essere arrivato al terzo posto. Poi dopo abbiamo Forzalti in padella. E alla fine, ragazzi, Zaff and Joy. Eccoli qua i nostri tre ragazzi. Siete invitati a venire su Discord, che vi sposteremo, per farvi un'intervista. Complimenti a tutti, ragazzi. Complimenti. Raga, io spero vi siate divertiti. Qua siamo alla fine del torneo. Ora si va su Sea of Thieves. Oh, vi ringrazio ancora, belli. Grazie ancora e grazie, complimenti. A te, grazie a te. Congratulazioni, belli. Alla prossima, esghere sempre. Esghere. Esghere. Esghere.